Bentrovati, fratelli. Con Oggi e sempre. gioia siamo qui, in mezzo a voi. Il vostro richiamo ci porta a colloquiare con le vostre menti preoccupate, a volte disperate. Vi diciamo, fratelli, che la vostra presenza qui può andare oltre questo vostro voler comprendere, voler capire chi siamo e da dove veniamo. I vostri incontri sono benefici per ognuno di voi, perché vi portano a unirvi gli uni agli altri, a scambiarvi energie, a scambiare le vostre essenze. A volte vi basta un solo sguardo per unirvi e sentirvi più forti. Altre volte, con quello stesso sguardo, potete rammaricarvi o farvi del male. Allora, fratelli, vi diciamo che lo scopo di queste riunioni dovete farlo voi e per ognuno di voi può esserci uno scopo diverso. Sia la ricerca della pace e dell'armonia a segnare i vostri passi, sia la vostra consapevolezza interiore a dirvi dove dovete essere e cosa dovete fare. Per ascoltare le nostre voci non avete bisogno di fare tanta strada. Potete mettervi in solitudine o in compagnia a recepire quello che il vostro essere riesce a percepire da tutte quelle onde che vi circondano. Potete scegliere su quale energia agganciarvi e quale vibrazione mantenere viva in voi. E per farle tale scelta, dovete essere presenti a voi stessi e questo significa rendervi conto maggiormente di cosa state sperimentando nella vostra esistenza attuale. Potete vivere nel presente in maniera più concreta. Molto spesso vi vediamo correre distratti, con la testa del tutto distaccata da ciò che state facendo. Allora, fratelli, fermatevi e osservate quello che fate nel momento che lo fate. Siate sempre nel posto in cui siete. E con questo non vi diciamo di non fantasticare o di non immaginare situazioni diverse da quella che vivete. Semplicemente vi diciamo di essere presenti a voi stessi nel momento in cui vi muovete, nel momento in cui vi trovate a vivere situazioni che vi comunicano, che vi parlano, che vi indicano quelle soluzioni che tanto aspettate. I vostri problemi sono molto spesso limitati alla vostra capacità di percepire l'esistenza di quel problema e siete molto bravi a trovare problemi anche dove in realtà esiste solo luce, gioia, serenità, ma queste cose molto spesso per voi sono lontane perché quelle vibrazioni appartengono a uno stato di sentire a cui non sempre riuscite ad agganciarvi. Allora, fratelli, siate sereni con il vostro prossimo, con quegli sguardi che incrociate e sappiate distinguere ciò che veramente alimenta la vostra intensità, la vostra forza interiore, come
con ciò che in realtà arricchisce soltanto il vostro pensiero.